Saluto il professor Ugo Mattei che è appena arrivato tra di noi. Buonasera, professore. Buonasera Margherita, buonasera a Buonasera, tutti. Ugo. Buonasera. Buonasera. Io l'unica cosa che devo dire è che sono in mezzo a un sacco di cose, cioè altre quattro riunioni aperte al momento, quindi non posso fermarmi tanto, Benissimo, facciamo subito. soprattutto se devo salutare, magari facciamo un'altra volta più con calma. Sì, ma intanto brevemente ci spieghi un attimo la questione della commissione che avete fondato 2 giorni fa, l'8 dicembre, commissione con Massimo Cacciari, Giorgio Agamben, Carlo Freccero. Poi ho visto uno streaming con 58 interventi in realtà di 10 ore, quindi insomma i componenti e i dialoghi sono molti, no? E la commissione si chiama Commissione del Dubbio e Precauzione. Voi avete parlato, so, del diritto al dubbio e del principio di precauzione e diritto ad una vita di qualità. E quindi, per farla breve, spiegaci perché nasce questa iniziativa. Immagino che sia anche un'iniziativa di carattere in qualche modo politico. Quali sono gli obiettivi? Chi volete raggiungere, a chi volete parlare e cosa volete dire? In poche parole. Grazie. Guarda, Margherita, è andata così tutta questa storia, che a un certo punto tu sai che io in particolare, ma tanti altri dall'inizio della pandemia che stiamo riflettendo anche in modo, come dire, un po' sistemico su queste tematiche per cogliere quella che è l'economia politica di questa situazione, che non è riducibile alla questione vaccino e neppure alla questione Green Pass, ma c'è una spessa questione, diciamo, di significato e di trasformazione della nostra realtà politica ed economica a livello globale. E quindi è importante, come dire, tenere la prospettiva molto grandangolare, anche perché le posizioni, se no, diventano, come dire, single issue e perdono quella che è la dimensione, per l'appunto, generale di queste tematiche. Per cui avevamo fatto un mese fa questo incontro, sempre allo IUC di Torino, con più o meno le stesse persone, per discutere delle politiche pandemiche, di che cosa ci sembrasse assolutamente forsennato della crisi grave, secondo me, della razionalità che noi stiamo sperimentando, nel senso che ormai non c'è più, l'argomento razionale non tiene più. La comunicazione su questi temi è ormai talmente diventata una comunicazione di tifoserie di pancia, di credi di natura praticamente religiosa o quasi religiosa, per cui diventa impossibile avere quella che una volta si chiamava un'agibilità democratica del dialogo. E quindi Cacciari, in particolare, all'epoca aveva detto sarebbe molto importante stabilizzare un po' cadenzare un po' questi incontri per darci una struttura un pochino più stabile. E allora abbiamo organizzato questo secondo incontro, questa commissione Dupré, che è stata molto bella perché noi praticamente dal primo incontro ad oggi abbiamo avuto tantissime persone, soprattutto del mondo scientifico, anche del mondo accademico, eccetera, che prima si sentivano sole, non si muovevano, e adesso piano piano sono disponibili anche un po' a metterci la faccia, perché viene un po' meno la paura, no? Se qualcun altro si muove in una certa direzione, qualificato, in qualche modo riconosciuto. E quindi questo è stato. Noi abbiamo raccolto 58 interventi, l'hai detto tu. Di questi 58 interventi c'era veramente un po' di tutto, nel senso che noi abbiamo avuto, c'era davvero una prospettiva, una pluralità di riflessione ampia. Ovviamente il circo mediatico ha estrapolato fuori contesto un paio di cose. E ha sparato su quelle, ma il fatto che sparino a zero non ci sorprendiamo neanche un minuto. Noi adesso stiamo organizzando cerchiamo di dare una struttura stabile alla riflessione scientifica. Con Carlo Freccero l'idea poi è quella di trovare delle modalità di traduzione di queste, diciamo, discussione di questi materiali, che sono tantissimi, che sono anche di ottima qualità, alcuni dei quali noi li conosciamo perché andiamo a informarci anche su internet di qua e di là, ma la stragrande maggioranza delle persone non li conosce perché non va a cercare nulla, perché crede sostanzialmente a quello che gli viene raccontato in termini terroristici dai normali canali, e quindi non c'è questa. Saltato. Di farsi una ragione, un'idea un pochino meno ideologizzata.
E questo è quello che vorremmo cercare di fare, cioè superare un attimo, superare questo tipo di approccio, ricostruire un approccio dialogico, diffondere il più possibile le informazioni una volta che sono state filtrate, anche per evitare le fake, e dare quindi una specie di punto di riferimento, diciamo, di tipo politico-culturale a questo ampio arcipelago di persone che non sono affatto contente di come stiano andando le cose e che risentono di quello che riteniamo essere una crisi terminale del costituzionalismo liberale, fondamentalmente il fatto che tutte le nostre categorie analitiche tradizionali stiano andando a carte 48 e quindi provare a ricostruirne delle nuove. Per questo, in questo momento, questo stiamo facendo. Dopodiché, naturalmente, tutto quanto è stato presentato come, ecco, nasce il nuovo partito qui e là, noi naturalmente non abbiamo che da lasciar dire, nel senso che è importante che ci sia, come dire, che ci sia la convinzione generalizzata che si sta lavorando per costruire una soggettività politica differente, che possa anche in qualche modo poi dare alle persone che stanno soffrendo moltissimo di questa situazione, che sono veramente tante, una speranza interna ai processi di trasformazione democratica. Io non so se Agamben era molto pessimista, diceva guarda che tanto non serve a niente provare a lavorare sulle istituzioni, diciamo, costituite, perché la fase è una fase talmente avanzata nel degrado, diciamo, istituzionale, che bisognerà trovare delle strade diverse, delle strade di tipo più pratico, delle strade anche ricostruttive, solidaristiche, eccetera, eccetera. Sono tutte possibilità sul tappeto. Noi abbiamo cercato di fare questo pezzettino di strada, di mettere a disposizione questa nostra tanta o poca credibilità di tipo accademico, di tipo politico, anche la nostra diversità, perché non è che io e Cacciari siamo uguali, non sono, se veniamo da storie possono aver avuto un momento, ma poi lui è stato sindaco del PD, non so come dire, io vengo da una storia completamente diversa, cioè ciascuno di noi e ciascuno dei partecipanti viene da storie diverse, ma c'è un bisogno secondo me costituente in questo senso. Secondo me non c'è bisogno di un partito, c'è bisogno di un olistico, cioè non so, c'è bisogno di una specie di comitato di liberazione nazionale che contenga tutte le sensibilità e che sia fatto di quelle persone che vogliono mettersi a disposizione per ricostruire un po' le fondamenta, sia le fondamenta istituzionali, politiche, giuridiche, ma anche le fondamenta culturali, perché oggi stiamo ascoltando delle cose incredibili. Io stamattina sono stato a una trasmissione televisiva dalla Merlino, vi giuro che c'è stato un momento che alla fine mi sembrava che Ignazio La Russa fosse un grande statista, perché ragionava con un minimo di conseguenzialità logica a fronte di altre persone. C'era questo faraone che stava sostenendo che chi non era vaccinato non doveva essere più curato perché costava la collettività. E io gli ho detto, vabbè, allora chi va a sciare non può più andare in ortopedia, che ragionamento, cioè se arriviamo a questo punto, se dobbiamo colpevolizzare il malato sulla base di una verità ideologica e curarlo soltanto se si è comportato bene, capisci che siamo arrivati ad un livello di distanza rispetto a quello che è l'impianto costituzionale del nostro paese, che è assolutamente fuori da qualsiasi realtà. Io adesso ha avuto sicuramente molto impatto anche nei media tradizionali questa cosa, e questo secondo me è stato importante, perché comunque potevano anche ignorare tutto quanto, e invece questo non è successo. Dobbiamo capire se questo incattiverà, come io penso, ulteriormente il clima, o se invece magari potrebbe essere invece un primo passo nella direzione di svelenire un po' il clima e capire cosa succede effettivamente. E non pensi invece che, avendo avuto spazio nei media tradizionali, questo abbia potuto avvelenare quel pubblico, quello più vicino alla nostra parte, diciamo, quello più vicino alla controinformazione, perché qui il dibattito è piuttosto pesante da questo punto di vista. Ma guarda, io non so cosa dirti. Uno, chiaramente, non è che, essendo che non faccio il politico e non vado in cerca di voti, non è che devo cercare di far contenti gli uni e gli altri. Io penso che ci siano alcune cose che sono, come dire, nell'interesse di tutti. Che sia nell'interesse di tutti il fatto di smetterla di fare la tifoseria calcistica, che sia nell'interesse di tutti il fatto di provare a recuperare degli elementi di ragionamento razionale che escano, diciamo, dall'angoscia, dal terrore, non so come dirti, della ricerca della sparata d'effetto, che però non spiega i fenomeni. Quindi io
non penso. Un ritorno al raziocinio, insomma. Ma io direi di sì, nel senso che per quanto mi riguarda, io non penso che il fatto di essere in una trasmissione in cui c'hai 9 persone che ti mordono i polpacci faccia sì che per essere accettato da quelle persone non dica quello che pensa. Io quello che penso lo dico e cerco di dirlo. Non so quanto reggerò questa cosa, nel senso che ovviamente poi dopo sono anche delle cose che ti portano via un sacco di tempo, un sacco di energie, perché poi per non perdere, ci sono dei momenti che tu di natura vorresti mettere le mani addosso all'interlocutore, non lo fai, ti controlli, mandi giù, respiri profondamente, fai un'operazione perché sai che in realtà il dispositivo della menzogna è lì apposta per far risultare che tu dici qualche cosa che non hai detto, in un senso come nell'altro. Io spero che anche il nostro mondo faccia un salto di maturità, così che ti dica, cioè non ti so dire, cioè io penso che ci siano delle ormai il sospetto e la mancanza di fiducia è talmente diffusa che è difficile per tutti quanti. Sì, certo, cioè, che mi viene in mente che in qualche modo state dando voce al movimento di cui facevamo parte tanti anni fa, oramai Uniti Diversi mi pare si chiamava, no? Cioè mi pare che quella volta non aveva funzionato, ma adesso comunque sta tornando un po' in auge questo concetto, perché non tutti la pensiamo allo stesso modo, però comunque c'è un minimo comune denominatore che ci unisce per cercare di uscire da questo oscurantismo, perché dobbiamo cercare di non farci dividere fra noi, questo è importantissimo, perché è chiaro che la strategia di dividerci è vincente, questo è già successo peraltro, no? Marginalmente, però sicuramente sulla questione del referendum questo è successo, nel senso che c'è stato comunque una divisione di campo che ci ha danneggiati, perché ne siamo usciti come molto divisi. Io credo che la ricerca di punti di comunanza fra persone di buona volontà che interpretano l'attuale crisi, che provano a costruire un'alternativa sistemica importante, che metta al centro l'uomo, che metta al centro la Costituzione, che metta al centro i bisogni fondamentali della persona, che metta al centro l'emancipazione, che metta al centro la libertà di scelta, cioè tutto questo sono, come dire, io guarda, non avrei mai pensato di trovarmi a difendere i presupposti del liberalismo ottocentesco, perché a me quello che sembra che sia successo è che dopo essersi mangiati la parte, come dire, socialdemocratica, vogliamo chiamarla così, della Costituzione italiana, quindi il pezzo di seconda generazione, quello fondato sui diritti sociali, adesso l'attacco sia arrivato addirittura ai diritti di natura negativa, cioè si attaccano i diritti di libertà fondamentali. Quindi c'è stata una regressione, perché? Perché si attacca in realtà al diritto, cioè quello che si vuole in realtà cercare di costruire sono dei rapporti che siano puramente rapporti di forza e non più rapporti mediati da quel tipo di razionalità, che sarà pure una razionalità con dei limiti, ma che resta una razionalità che è la razionalità giuridica. E questo è un passaggio ulteriore, nel senso che noi ci troviamo adesso sotto attacco diritti che ottocenteschi, dalla proprietà privata della casa di abitazione alla libertà di autodeterminazione sul proprio corpo, diritti di Norimberga, non so come dire, di diritti che difendevano già Kant e Stuart Mill e che sono ancora addirittura legati a una concezione del costituzionalismo molto antica, molto più vecchia rispetto alla nostra. Però se ci pensi, negli Stati Uniti Trump, Biden ha trovato un'opposizione da parte di alcune giurisdizioni, alcuni magistrati. Noi questo non ce l'abbiamo, noi non abbiamo una cultura delle garanzie. Noi abbiamo il Presidente della Repubblica che ha trasformato l'Italia insieme a Draghi in un semipresidenzialismo alla francese, con un capo del governo, forse il futuro capo dello Stato, che è certamente un uomo delle banche di Goldman Sachs. Non è che si tratta di essere complottisti, è la sua storia, non so come dire. È la storia di Draghi è la stessa storia di Macron, cioè uomini di queste banche d'affari, uomini di questo tipo di asse atlantica, ma c'è però una differenza, che Macron, i francesi, santi Dio, l'hanno votato. Cioè, la seconda Repubblica, la Quinta Repubblica dà poteri importanti all'esecutivo, ma c'è un'elezione che lo legittima.
Noi no, capito? Noi stiamo costruendo cripticamente un sistema gollista, cioè quindi con questi poteri enormi in capo al capo dell'esecutivo, senza tuttavia neanche la garanzia fondamentale del voto. Capisci che questa è una cosa di una gravità estrema. Certo, il trattato del Quirinale quello dimostra anche in parte, secondo me. E, siccome c'hai tanto da fare, ti lasciamo andare. Volevo chiedere a Massimo se c'è, immagino ci abbia qualche domanda per Ugo. Volevo commentare una cosa che ha detto Ugo. Tra tutto quello che ha detto, credo che la cosa più interessante sia quando ha detto che l'associazione nuova che hanno creato può fornire finalmente un porto di approdo per tutta quella vastissima, secondo me, galassia di intellettuali italiani che si ricordano ancora A, come funziona la logica, e B, che cos'è la Costituzione, che però non hanno un luogo fisico al quale rivolgersi, quindi magari vivono in solitudine in questo momento di spaesamento. Secondo me è importantissimo quello che ha detto, ed è importantissimo che ne accolgano il più possibile, proprio perché sono come quei meccanismi che quando iniziano poi di colpo esplodono e di colpo ti ritrovi in mano qualche cosa e uno dice: ah, ma allora c'era un'Italia che pensava. Sì, c'era, solo che non aveva ancora trovato il modo, non aveva ancora trovato la voce, adesso l'ha trovata. Quindi vi incoraggio ad andare avanti su questo, perché secondo me c'è tantissima gente che ha bisogno di quello che offrite voi in questo momento. E magari si sbaglia anche nel frattempo, però intanto si va per tentativi e intanto comunque c'è un involucro dove poter lavorare, dove poter dialogare tra di noi. Prego. Sì. E posso aggiungermi rapidamente a quanto detto Ugo Mattei, che torno a ringraziare per avermi incluso e per quel bellissimo convegno. Secondo me, e lo dico giusto per inquadrare in maniera ancora più terribile, però secondo me più nitida la situazione, è una crisi della civiltà liberale. Ma secondo me, come dico da tempo, è ancora qualcosa di più, è proprio una crisi di civiltà occidentale, e faccio non solo il costituzionalismo liberale, ma proprio della civiltà. Faccio solo due esempi rapidissimi. Molti di questi diritti liberali codificati nell'Ottocento finiscono per codificare secoli, se non addirittura millenni, di riflessione giuridico-politica su queste cose. Pensiamo solo a due cose. Il diritto di proprietà. Il diritto di proprietà è costituito ed è teorizzato da Cicerone. Secondo esempio, le divisioni, cioè le decisioni politiche che vengono prese sulla collettività, si indica nelle massime medievali, quod omnes tangit ab omnibus approbetur, quello che riguarda tutti deve essere approvato da tutti. Cioè già il diritto medievale conosce una serie di punti fermi che poi la civiltà contemporanea non ha fatto altro. La questione medica è un'altra, perché l'antichità non ha un tale controllo sul corpo e una tale prevalenza dalla medicina da doverci riflettere, diciamo. E anche in quello si è riflettuto, perché loro hanno fatto, già nel Rinascimento si fa il dibattito, proprio quando la medicina comincia a diventare importante e rilevante, va il dibattito, la disputa fra le leggi e le medicine. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che qui stanno tremando e crollando fondamenti antropologici occidentali di base, e questa è secondo me l'enormità della situazione in cui ci troviamo. Ci chiedono dal pubblico, anche Ugo, ci chiedono come mai, o ci chiedono se ci sono dei magistrati che fanno parte del vostro gruppo, e c'è Fabio Burigana anche che vuole fare un'ultima domanda. Ma guarda, noi avevamo invitato, c'erano due magistrati che erano invitati e che sono venuti. Uno era il presidente del Tribunale dei Minorenni di Torino, che avete sentito, insomma, che ci ha dato un po' la dimostrazione di come ragiona una magistratura che resta legata all'idea del magistrato come bocca della legge. Secondo me una grande crisi di questa fase storica, e mi riaggancio a quello che diceva Cappelli, è l'aver perso il senso di distinzione fra legge e diritto. La distinzione fra legge e diritto è il vero fondamento della tradizione giuridica occidentale, della tradizione politica occidentale, perché il diritto è razionalità concreta, è soluzione di controversie basate su principi, che sono dei principi, no? L'arte del buono e del giusto, per tornare a quello che stava dicendo prima. La legge invece è la volontà politica del legislatore. La volontà politica del legislatore può essere totalmente arbitraria. Il nazismo era basato sull'idea della sovranità della legge,
no? E dell'impossibilità del diritto di controllare la legge. Una delle ragioni che sono state principalmente imputate al positivismo giuridico dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato proprio quello di aver costruito un ceto di magistrati, soprattutto nella tradizione di civil law, nella nostra tradizione romanistica, che erano burocrati, cioè non erano capaci ad utilizzare l'argomento della legge come del diritto come critica alla legge. Ok, allora questo punto secondo me è un punto assolutamente chiave. Oggi i magistrati hanno una grande paura di uscire allo scoperto, perché guarda che alla fine della discussione perfino il magistrato che era presente, che era un magistrato in buona fede, aveva le sue idee, che erano sicuramente delle idee molto lontane da quelle che si respiravano in quell'aula, ma che ha ascoltato, che ha discusso, che ha preso contatti con altri, che sono sicuro in qualche misura interiorizzerà il fatto che ci sia un elemento di ragionevolezza nel lavoro che stiamo facendo, un elemento di concreto legame con dei valori profondi dell'Occidente giuridico. Non è un caso che proprio qualche minuto fa noi abbiamo mandato in giro per la prima volta a tutti i magistrati e a tutti i politici il numero zero di una rivistina, di una piccola newsletter dubbio precauzione, che ha come scopo di parlare ai magistrati, cioè di far vedere, è fatta una redazione di avvocati e di giuristi qui a Torino, poi amplieremo naturalmente, è un numero zero, però ha proprio l'ha fatto circolare Federazione Rinascimento Italia, che ha una buona rete di indirizzi eccetera, e lo scopo è proprio quello di mandare a tutti i magistrati tematiche profonde della giuridicità che sono interrogate da questa fase storica. Quindi noi incominciamo, diciamo, a produrre i nostri primi materiali parlando proprio a quella componente, che è la componente che dovrebbe legarsi al diritto, perché io credo che nel grande attacco all'Occidente di cui parlava Cappelli, la sua forma, la sua epifania principale sia l'attacco al diritto. Il sistema del controllo sociale attraverso l'algoritmo, il sistema che noi abbiamo imparato online, il capitalismo per la prima volta fa a meno del diritto. Per la prima volta tu puoi immaginare dei processi di riproduzione del capitale anche molto efficienti, come quelli che avvengono online, senza diritto. E quindi il Green Pass alla fine è il ritorno nei rapporti sociali materiali della logica del prendere o lasciare, che è la logica di fatto, che è la logica della legge del più forte, che noi abbiamo sperimentato per 15 anni online. Se tu vuoi usare una piattaforma online devi prendere le condizioni del più forte, se no non accedi, ok? E non c'è bisogno di un giurista che ti dica dentro o fuori, te lo può dire l'algoritmo. Il Green Pass è il dentro o fuori nella vita ordinaria, che un dentro e fuori che non ti dice il diritto sulla base di principi, ma che ti dice la macchina sulla base di una relazione di fatto. E guarda che questo è un cambiamento, secondo me, di una profondità e di una radicalità estrema nel nostro mondo. E su questo, secondo me, noi dobbiamo lavorare, perché se il diritto non serve più al capitale, se il diritto non serve più per la riproduzione del capitale, è molto facile che anche le sue prediche vengano considerate soltanto prediche, non prese in considerazione. Perché il diritto, in realtà, i giuristi facevano penetrare dei principi nell'organizzazione sociale, dei principi di ragionevolezza, proprio perché erano anche funzionali al momento, diciamo, di riproduzione capitalistica. Oggi, non essendo più funzionali a quello, perché si fa meno di loro, sono soltanto degli ostacoli alla riproduzione capitalistica, e scatta così la lotta contro il diritto. Questa che stiamo vedendo adesso è una lotta violenta da parte del potere costituito multinazionale nei confronti della giuridicità come elemento di sovranità popolare. E questo, secondo me, è un po' il perimetro della profondità della trasformazione che stiamo vivendo, che va molto molto oltre, ripeto, la questione vaccinale, va anche oltre in qualche modo, è proprio il passaggio di risorse pubbliche in qualche misura controllabili con un processo politico in risorse private globalizzate che non sono più controllabili nessuno, no? Se tu ci pensi, tutti questi soldi pubblici, continuano a dire il vaccino è gratis, ma di che è gratis? Il vaccino è l'indebitamento di tutta la nostra società nei confronti di tutta una serie di banche d'affari per comprarci dei vaccini, ok? Non è gratis.
E anzi, su tutti questi soldi che potrebbero essere utilizzati per la medicina di prossimità, per assumere dei nuovi dottori, per potenziare gli organici delle terapie intensive e non intensive, insomma per fare tutte le cose che si potrebbero fare col denaro pubblico a favore della salute e quindi del diritto 32 della Costituzione, vengono invece dirottati verso una strategia monopolistica unica, che è quella di passarli tutti a Pfizer. No? Allora questo è l'economia politica, che non è diversa, se ci pensi, dall'economia politica del referendum sull'acqua pubblica, della privatizzazione dei servizi, della privatizzazione delle banche, della costruzione di grandi agglomerati che comprano a quattro soldi la proprietà privata dei piccoli e li lasciano con le pezze in mezzo alla strada, no? È lo stesso fenomeno che va in la sua dimensione più complessa. Per questo, secondo me, serve la ricerca interdisciplinare. Cioè, servono giuristi, ma servono anche economisti, servono antropologi, servono sociologi, servono medici, servono tantissime modi di affrontare la cosa. Sì. Posso intervenire un momentino? Perché questo è un punto importantissimo che dovrebbe essere sottolineato. Io sono medico, però in questo ambito parto anche come esponente del centro di gravità che è stato istituito da Giulietto. No? Da Giulietto, sì. Allora, c'è un paragone che è molto molto calzante nel rapporto tra diritto e legge e letteratura scientifica e società scientifica ed istituzioni. Questo è importantissimo, cioè il medico dovrebbe avere come riferimento la letteratura scientifica, le società scientifiche sarebbero le società dei pediatri, dei ginecologi, dei medici, eccetera eccetera, fanno una loro sintesi, ma che sicuramente in cui gioca un grosso ruolo il momento sociale e storico in cui sono inseriti, fanno una sintesi di quella che è la letteratura scientifica e poi danno al singolo professionista la visione loro. Importantissimo questo, tipo la posizione di vaccinare le donne in gravidanza o di vaccinare tutti i bambini, se si legge la letteratura scientifica attentamente, le cose non stanno in questo modo qua. Perlomeno, come dire, ci sono tante problematiche, ci sono tante posizioni differenti, c'è una dialettica nell'ambito della letteratura scientifica, nell'ambito delle posizioni delle istituzioni, devo dire l'AIFA, oppure delle società scientifiche, vengono presentati dei dogmi in cui nelle società scientifiche questi potrebbero essere dei punti di riferimento, potrebbero essere dei suggerimenti, ma diventano dei dogmi. E questo è un grandissimo errore. Bisogna ritornare a studiare la letteratura scientifica. È quello che facciamo noi di Ippocrate Orgo, cioè valutare il lavoro scientifico, leggerne tanti. E dopo la discussione con un comitato tecnico scientifico dovrebbe essere basato sulla letteratura scientifica. Cioè facciamo un passo indietro, in un certo senso, è lo stesso rapporto tra legge e diritto. Cioè il diritto, come la letteratura scientifica, è alla base. Dopo si può andare nelle strutture particolari che possono essere più o meno buone, ma cercare la scienza nelle posizioni delle società scientifiche è gravissimo, è pericolosissimo. Attenzione, quello che è stato chiamato il patto trasversale per la scienza ha proprio questo equivoco, cioè una persona nell'ambito della scienza si segue le indicazioni di quelle che sono le autorità scientifiche. Non è così. Ecco, solo questo volevo dire. Sì. Complimenti sul Comitato di Liberazione Nazionale, perché di fatto siamo in un nuovo Comitato di Liberazione Nazionale. Non sarà facile, non sono ottimista, però vedo che ci sono da tante discipline delle persone che hanno ricominciato a pensare, e questo mi dà una grande gioia. Dopo io parlerò magari di cose tecniche specifiche, perché vengono dette delle cose inesatte, ma queste casomai le dirò. Le vediamo dopo. Dico ancora una parola e poi vi lascio, vi saluto, ed è questa, sempre riandando a quello che diceva prima Fabio,
Il rapporto anche fra scienza e tecnologia è entrato in grave crisi e si è sovvertito, nel senso che così come in qualche modo la legge dovrebbe in un mondo ideale, no? Dovrebbe in un mondo ideale eseguire il diritto, nel senso che raggiungere in concreto le prescrizioni che il diritto come ponderazione, come razionalità offre per una buona organizzazione sociale, similmente la tecnologia dovrebbe tradurre in pratiche utilizzabili per i bisogni umani quella che è la libera riflessione scientifica, no? Quindi il rapporto dovrebbe essere: la scienza stabilisce alcune conoscenze che noi abbiamo e la tecnologia prova a metterle in pratica, a renderle, e quindi la tecnologia dovrebbe essere servente alla scienza. Invece oggi che cosa succede nel capitalismo dell'attuale fase? Che la scienza è asservita alla tecnologia, ossia la tecnologia, che è stata il prodotto di una certa riflessione scientifica, è diventata talmente potente, ha creato talmente ritorni di capitale, è diventata così forte dal punto di vista del capitale che la cosiddetta scienza è subordinata rispetto alla tecnologia. E quindi il discorso scientifico, gente come Bassetti, come Burioni, come tutti i vari pundit che parlano di queste cose, in realtà loro sono asserviti al modello tecnologico e violentano la scienza perché la scienza dica quello che la tecnologia vuol sentirsi dire. E questa è un'altra di quelle sovversioni tremende, no? Il vero che diventa falso, il falso che diventa vero, di cui parlava Deborah nella sua famosa Società dello spettacolo. Io vi devo lasciare, scusate davvero perché non è mio costume fare così, però dichiaro lo stato di bancarotta e di emergenza. E quindi grazie per la tua presenza e poi ci riaggiorniamo poi magari con più calma, ma comunque grazie per essere stato qua. Grazie, a presto.